scaldate le penne, sono tornata. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, ma non è che dovete riscaldare le pennette al salmone che avete cucinato ieri. Quello è un altro canale. Con me dovete prendere delle belle penne con un bel pennello finale e ricominciare a scrivere, esercitandoci con il secondo dei nostri esercizi per sciogliere il polso e la mano e prendere confidenza col movimento a rimbalzo della brush lettering. E allora, impugniamo le penne e andiamo a scrivere, e nel frattempo facciamo anche l'alfabeto stampatello maiuscolo e minuscolo dalla L alla Z. Continuiamo con gli esercizi per la fluidità della mano e per far sì che venga agevole piano piano legare le lettere tra loro. E allora, come primo esercizio faremo delle piccole L una accanto all'altra, tutte unite tra loro. Allora, si comincia con tratto ascendente sottile e si continua con tratto discendente spesso. Vado, faccio prima a farvi vedere che non a stare qui 2 ore a parlare. Benissimo, e fate 2 pagine di questo tanto per gradire. Allo stesso modo farete 2 pagine dell'esercizio contrario. Discendente spesso, ascendente sottile con incrocio verso il basso. Ok? Benissimo. Adesso continuiamo e facciamo lo stesso esercizio, l'uno e l'altro, in obliquo. Quindi la prima la facciamo obliqua. Io qui in realtà avrei sbagliato, perché io sono abituata ad andare senza rigo e non ho guardato il margine. Errore, ombretta fail. E allora ricomincio e mi castigo e lo rifaccio con voi. Fino al margine. Perché se c'è un rigo va riempito, se no non ci sarebbe. E stessa cosa dovete fare anche alla rovescia. Voilà, 2 belle paginette anche di questo. Adesso l'esercizio che più prediligo, mi conviene farlo qui, mi perdonerete, ma lo faccio qui e poi capirete il perché. Se il pennarello si scarica, come in questo caso, nel senso scarica la propria carica, non è una tragedia. Possiamo ripassare, non è che c'è il giudice che ci dice che è fallo. Allo stesso modo lo facciamo anche al contrario.
e non continuo, se no mi si intersecano tutti male i ghirigori. Ma in pratica ve li faccio vedere più per esteso in quello che avevo fatto prima. Bene, due pagine di ognuno di questi santi esercizi che vi aiuteranno ad acquisire fluidità nel gesto. E adesso facciamo l'alfabeto. M maiuscola, tratto ascendente, discendente fino a fondo pagina, fino a fondo rigo, scusate, ascendente, discendente fino a fondo rigo. Variante numero 1. Variante numero 2. Ascendente, discendente, ascendente, discendente. Ok? Variante numero 3. Tre modi di fare la M maiuscola. Questo è il meno corretto, ma in certi casi anche quello che sta meglio nella composizione grafica. M minuscola. N maiuscola. Ascendente sottile, discendente grosso, ascendente sottile, N discendente, grandi i piccoli ascendenti, più piccoli, O discendente grosso, ascendente sottile, sia in maiuscolo che in minuscolo. P, discendente grosso, ascendente sottile per discendere con la pancia grossa. La minuscola esce dal rigo. Q come la O. Ma con la barretta in discendenza, quindi grassetta, quindi grossa, Q, R, S, S maiuscola e minuscola sono uguali. T, discendente grosso, orizzontale piccola, questa è la maiuscola, orizzontale sottile, minuscola, discendente grosso, l'orizzontale a tre quarti della lunghezza, piccola. U, discendente grosso e ascendente sottile, sia nella forma maiuscola che in quella minuscola. Così anche come con la V, discendente grosso, ascendente sottile, sia nella forma maiuscola che nella forma minuscola. W o W, allora questa è quella con discendente, ascendente a metà, quindi al primo rigo, discendente e ascendente più sottile, e c'è sia in forma maiuscola che in forma minuscola. Poi c'è anche la W classica, che è quella con discendente, ascendente piccola, discendente, ascendente, oh mannaggia, che è la mia preferita, mi è finito il quaderno e sono scivolata, va bene. E idem c'è anche la minuscola fatta alla stessa maniera, 1, 2, 1, 2,
2. Molto più eleganti, X. La Y. E la Z. Con le orizzontali piccole è la obliqua discendente, bella di spessore. Voilà, scusate se non ho cambiato il foglio, ma francamente per la Z soltanto mi sembrava un peccato. Adesso cosa farò? Vi lascio alle foto che andrò a dettagliare con la cronologia dei movimenti. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, in modo che voi capiate, naturalmente le foto saranno state singolarmente, in modo che voi capiate appunto come si svolgono tutti i movimenti e abbiate gli esempi mano a mano. Li trovate sia sul blog, il cui link vi lascio qua sotto, che alla fine, che adesso in foto. Ci vediamo dopo. Allora, l'alfabeto è facile facile. Ora vi faccio un bel post conclusivo sul blog, così avrete tutte le foto belle che potete copiare, stare lì ore a fare pagine. Adesso a breve cominceremo a legare insieme le lettere tra loro, quindi cominceremo proprio a scrivere. Allenatevi tantissimo con gli esercizi. Io sono una che crede che il divertimento sia superiore alla tecnica nell'imparare, proprio per questo io ho fatto fare prima le lettere dell'alfabeto e poi gli esercizi. Tutti i testi canonici fanno fare prima ore e ore di esercizi e solo successivamente le lettere. Ma secondo me è come suonare il pianoforte: se uno già comincia con una bella melodia, poi il solfeggio lo impara più volentieri. Quindi allenatevi e fatevi trovare pronti per innumerevoli iscritti nelle prossime puntate. Se il video vi è piaciuto, scrivetemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e naturalmente vi aspetto anche su Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina. Lì le pennette al salmone volete portarle insieme a Gabriele, vi aspettiamo, il link lo trovate qui sotto e nelle schede informative, e su Ombretta, il mio canale di lifestyle, beauty, chiacchiere, tag di varia natura, insomma vi aspetto per chiacchierare anche in un altro spazio virtuale, Ombretta appunto, il mio spazio virtuale. Bene ragazzi, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao, allenatevi!